Antico Testamento, libro dei profeti, dall'1 fino al 10. Possiamo leggere, ognuno leggiamo un versetto, siamo d'accordo? Inizio, ok? Qua prendi una Bibbia e... Io leggo il primo, dopo Paolo, continuiamo con questa fila. E concludiamo con la sorella Diana. Ma ora così parla il Signore. Siamo tutti pronti? Ok? Ma ora così chi parla? Parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Paolo 2. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. Ok. Juan 3. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e siamo al tuo posto. Santiago, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Elisabetta, non temere, io sono con te. Farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest. Sorella Ambrosia, sei. Nella notte, da qua, al sud, nord, e tenes, tra de lejos mis ojos. Che mi sigas e mi sconfine della terra. Tutti quelli che ho chiamato il mio nome e ho parlato la gloria che ho creato, li ho formati e li ho fatti. L'otto dice, fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi. Si radunino insieme tutti i popoli e si raccolgano le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Presistono i loro testimoni e avranno ragione, ce li facciamo dire e avranno detto la verità. Versetto 10, leggiamolo tutti insieme. Miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Ok, allora oggi parleremo riguardo al nome di Dio. Allora, come si chiama Dio? Dio ci ha dato, ci ha rivelato il suo nome. E chissà come si chiama, parliamo un po' di un argomento così veloce, di politica. Come si chiama il leader del PD? Crociati tutti. E parliamo di sport, no? E come si chiama il capitano della Juve? Buffon. Ok. Conosciamo come si chiama? Gianluigi Buffon. Tutti noi sappiamo che lui si chiama Buffon, ok? Ma chi lo conosce? Alza le mani. Chi conosce Buffon? Sappiamo il suo nome, ok? Io ogni settimana sento il nome di Renzi, di Berlusconi. Ma io non conosco Berlusconi, non conosco Renzi, non conosco Buffon, so il loro nome, ok? Ma non conosco. Una cosa è sapere come si chiama Dio. Allora, come si chiama Dio? Qual è stato il suo nome rivelato? Gesù, ok? Siamo d'accordo con questo. Sappiamo che Dio ci ha dato il suo nome e noi invochiamo il suo nome, è Gesù Cristo. Così come sappiamo
tante cose riguardo a questo mondo, e sappiamo, abbiamo detto che sì, lui si chiama Buffon, lui si chiama Renzi, ma nessuno di qua conosce a Renzi e nessuno conosce a Buffon. Ok? Così succede anche con il Signore. Una cosa è sapere come si chiama. Il Signore ci ha detto: io vi ho scelto affinché voi conoscete il mio nome. Conoscere è una cosa più profonda, sì? Conoscere il nome di una persona è conoscere la persona, sì? E conoscere il suo atteggiamento, i suoi problemi, la sua difficoltà, dove abita, a volte il suo ragionamento. Quello è conoscere. Allora ci sono tante persone che sanno come si chiama Dio, ma ci sono i pochi che sanno, che conoscono il suo nome. Guarda che c'è una grossa differenza. Per quello la Bibbia si deve studiare, non soltanto leggere la Bibbia, si deve studiare. E il Signore ha detto che ci ha scelto col proposito di far conoscere il suo nome. A chi? Possiamo leggere, che noi conosciamo bene la Bibbia, ma Isaia 52, 6. Stiamo parlando riguardo al suo nome. Isaia 52, 6. Dice così la parola di Dio. È una profezia. Siamo pronti? Sì. Come dice? Perciò, pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà quel giorno che io dicevo. Qua c'è un verbo, conoscere. Chi conoscerà il suo nome? Il suo popolo. Non dice che tutti. Il suo popolo conoscerà, lui dice, il mio popolo conoscerà il mio nome. E poi dice, perciò saprà in quel giorno che sono io che parlo, eccomi. Questo vuol dire che lo stesso Dio che sta parlando dall'antichità sta dicendo: io stesso che sto parlando, io ci sarò con il mio popolo. Il mio popolo conoscerà il mio nome. Il regalo più grande che ci ha portato Gesù Cristo è stata la rivelazione dei nomi di Dio. Ok? Ma quando sta dicendo che lui fida e affida quella responsabilità e incarica a un'altra persona di venire nel suo nome, lui sta dicendo: io stesso che parlo, io ci sarò con il mio popolo e il mio popolo conoscerà il mio nome. Ok? Allora Matteo 1:21, oggi leggeremo versetti così perché faremo un piccolo studio. Chi mi può leggere? Facciamolo così. Elisabetta, mi può cercare Matteo 1:21? E per favore Santiago, Matteo 1:23 e Juan 28:19. Matteo ancora. Ok? E ognuno leggerà il suo versetto, ma noi dobbiamo dare ascolto a cosa dice la parola del Signore. Iniziamo con Matteo 1:21. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ok, gli porrai il nome di Gesù. Perché? Salverà il suo popolo. Quello vuol dire che Gesù vuol dire salvatore. Ok?
Le porrai il nome di Gesù perché lui salverà il suo popolo dei suoi peccati. Ok? E allora non è stata una cosa umana di Giuseppe e Maria riguardo al nome di Gesù, quello è venuto da Dio. Ok? E 1:23, ancora Matteo. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto il nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Okay. Guarda che è molto chiara la parola di Dio. Mi porrai il nome di? Allora, adesso non si chiama. Allora, come si chiama? Si chiama Emanuele? Gesù. O Gesù? Gesù. Okay. Ma tu hai letto che gli porrai il nome di? Emanuele. Ma Emanuele vuol dire Dio con noi. Non vuol dire il figlio di Dio con noi. Vuol dire Dio con noi. Ok? E Matteo 28, 19, che è un versetto molto polemico. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ok, ancora qua è sottolineato il nome, ma qua non si vede il nome, si vedono altre cose, si vedono, come si posso dire, attributi, sì? Del nome. Sta dicendo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Là non sta parlando della Trinità, non sta parlando plurale, sta parlando singolare, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quello vuol dire che soltanto c'è un nome. C'è un nome perché noi sappiamo che Padre non è nome, nessuno si chiama Padre. Io sono Padre, ma io non mi chiamo Padre. Sì? Faccio il ruolo di Padre, ma non mi chiamo Padre. Io sono Figlio, ma io non mi chiamo Figlio. E io sono Pastore, ma io non mi chiamo Pastore. Là sta dicendo che Gesù è Padre, Figlio, Spirito Santo. Se per caso fossero in tre, la Bibbia deve dire nei nomi plurali, nei nomi di Santiago, Paolo, Juan, plurale. Ma quando parla di uno, sta parlando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma noi dobbiamo sapere chi è il Padre, chi è il Figlio e chi è lo Spirito Santo. È per quello che noi, quando noi siamo stati battezzati con la credenza cattolica, ci hanno battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma quello è uno sbaglio. Perché? Perché Padre non è nome, Figlio neanche, neppure Spirito Santo. È una funzione. Come io ho una funzione come Padre, un'altra funzione come Figlio e un'altra funzione come Pastore. Come Padre io devo vegliare su una famiglia, come Figlio io mi sottometto, sì? All'autorità, e come Pastore devo guidare il gregge. Ma il mio nome non è Padre, neanche Figlio, neanche Pastore, sì? E così è Gesù Cristo. Gesù Cristo ha detto: io sono la porta, io sono la luce, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono l'alfa, io sono l'omega, io sono il principio, io sono il fine, io sono il tutto. Ma Gesù non si chiama porta, non si chiama luce, non si chiama via, non si chiama colonna di fuoco,
non si chiama pruno, non si chiama quello. Gesù si usò di quelle cose per manifestare al suo popolo la sua gloria. E quando Dio dice che il suo popolo conoscerà il suo nome, se io ad esempio faccio una preghiera e dico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non sto nominando, non sto invocando nessun nome. Quello vuol dire che ancora io non so come si chiama Dio. Se qualcuno bussa alla porta, se qualcuno bussa alla porta della mia casa e non sa come mi chiamo, inizia a chiedere: senti, per caso qua abita un uomo più o meno di questa età e lui è straniero e lui è pastore e lui ha un figlio e inizia a parlare riguardo a me, ma come lui non sa il mio nome, fa come si chiama descrizione, non lo so se in italiano, una descrizione delle persone come quella persona. Perché? Perché non sa il mio nome. Quando una persona non sa il nome di Dio, dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma quando uno sa come si chiama il Figlio, come si chiama il Padre e lo Spirito Santo, uno semplicemente dice nel nome di Gesù Cristo. E basta. Ok? Per quello abbiamo letto: il mio popolo conoscerà il mio nome, non è il nome di un altro. Allora, per quello noi facciamo il battesimo nel nome di Gesù Cristo, non lo facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché una cosa è quello che dice la Bibbia e un'altra cosa è quello che io riesco a capire. La Bibbia non sta dicendo che Dio è Figlio, che Dio si chiama Figlio, che Dio si chiama Spirito Santo, che Dio si chiama Padre, no. Quelle sono funzioni. Dio si chiama Gesù Cristo. E quando Dio, quando la Bibbia dice di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sta dicendo chi è il Padre? Chi è il Figlio? Chi è lo Spirito Santo? Dobbiamo cercare cosa dice la Bibbia. Ok? Luca 24, 47. Dayana, ci può leggere? Luca 24, 47. Elisabetta e Giovanni 1, 12. Evangelo. Giovanni 1, 12. Paul, Giovanni 17, 6. E Juan Giovanni 17, 26. Siamo pronti? Iniziamo così come vi ho detto prima, Dayana. E che si predicasse nel suo nome per il perdono dei peccati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. Ok. Che se predicasse. Come? Ancora. E voi sarete testimoni di queste cose. No, che se predicasse nel suo nome, lo stesso versetto. Che se predicasse nel suo nome per il perdono dei peccati. In che nome si deve predicare il perdono dei peccati? Nel suo nome. È la Bibbia. Che se predicasse nel suo nome il perdono dei peccati. Qual è il suo nome? Gesù. Sappiamo che no, è Spirito Santo. Non è Padre, non è Porta, non è Luce. Lui è Gesù Cristo. Giovanni 1, 12. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome. Guarda, quelli che credono nel suo nome hanno il privilegio di essere costituiti figli di Dio. E vi faccio una domanda: cosa è credere nel nome di Gesù? Credere nel nome di Gesù
cosa sarebbe? Perché la Bibbia dice: coloro che credono nel nome di Gesù, Dio gli ha dato l'onore, il privilegio, la benedizione di essere figli di Dio. Allora, figli di Dio non sono tutti, sono soltanto quelli che credono nel suo nome. Ma cosa credere nel suo nome? Sapere che lui è Dio. Prima di tutto, per credere, io devo conoscere prima. Ok? Io so che lui si chiama Gesù. Quella è un'informazione. Su quell'informazione io devo conoscere cosa vuol dire, cosa significa quel nome. Inizio a capire che quel nome vuol dire onnipotente, che lui sa ogni cosa, che lui è l'alfa e l'omega, che lui fa dei miracoli. Quando io riesco a capire cosa vuol dire il suo nome, allora inizio a credere nel suo nome. E quando io credo nel suo nome, allora posso pregare per una persona che ha qualcuna malattia, come prego? Nel nome di Gesù Cristo. Se qualcuna persona ha bisogno di un miracolo, di una risposta, di qualcuna cosa spirituale, io invoco il nome di Gesù. Ma perché? Perché io credo che il nome di Gesù è il nome di Dio e che quel nome ha tutta l'autorità. Quel credere nel nome, sì? E ad esempio, se qualcuna persona, se io l'incarico a Santiago per dire tu devi andare alla recezione e parlare con una ragazza da parte del pastore che lei sa chi sono io e per favore ho bisogno di quello, e lui si presenta e dice: io vengo nel nome di, ok, lui sta credendo chi sono io. Così con Dio, guarda, io le dico al problema: io vengo nel nome di Dio, di Gesù Cristo, e tu devi sparire subito. Io vengo nel nome di Dio e qualcun demonio deve andare via. Okay? Perché? Perché io ho creduto al nome di Dio. Il nome di Dio è potente, non è per scherzare, non è per ridere. Ci sono tanti che ridono, che scherzano riguardo al nome di Gesù, ma il nome di Gesù è santo, è un'arma che deve essere utilizzata saggiamente. È per quello ciò che ha letto Elisabetta: coloro che credono nel suo nome, non quelli che invocano il suo nome. Io posso invocare Gesù, ma una cosa è invocare Gesù, un'altra cosa è credere nel nome di Gesù. Ok? E tocca Paul, qual è il tuo? No? Non ti ricordi? Io invece ricordo fosse l'uno. No, io ho detto Luca, Giovanni 17,6, chi lo legge? Allora era mio uguale, perché io ho detto che Elisabetta leggeva uno, Juan un altro e Paolo un altro. Allora 17,6, Juan. No, è Paolo, io sono ok. Cosa dice? Dice: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e le date a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ok, guarda la preghiera di Gesù Cristo: ho manifestato agli uomini il tuo nome. Quale nome ha portato Dio all'umanità? Non c'è un altro, Gesù Cristo. E Gesù Cristo stesso sta dicendo che quel nome è il nome del Padre. Allora, quando la Bibbia dice nel nome del Padre, adesso sappiamo che il Padre ha un nome. Qual è il nome del Padre? Gesù. Basta. 17,26 ancora. Giovanni. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Okay. Ho fatto conoscere il nome. Guarda, Gesù perché non ha detto: ho fatto conoscere il mio nome?
Sta dicendo: ho fatto conoscere il tuo nome, perché lui non si può presentare a se stesso come il Padre, come Dio. Ma Gesù è Dio, ma lui si presenta come figlio, come il nostro parente, si presenta come il nostro fratello, come la nostra offerta. E lui nella sua umanità dice: ho dato a conoscere il nome del Padre. Quello vuol dire che il nome del Padre è Gesù Cristo, secondo la Bibbia. E Atti 2:38, iniziamo ancora, Elisabetta, se ci fa il piacere, la sorella Gloria, Atti 3:6 e Paolo, Atti 4:12, così ci avviciniamo un po'. Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ok, grazie. Forse ci sarà qualcuna contraddizione fra Matteo 28:19 che dice: andate per tutto il mondo e predicare il Vangelo e fare discepoli battezzandoli nel nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Invece qua Pietro sta dicendo: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù. In che nome? Di Gesù. Ok. Per quello noi predichiamo questo Vangelo nel nome di Gesù Cristo. Le chiese trinitarie sbagliano che fanno il battesimo invocando Padre, Figlio, Spirito Santo, così lo ha fatto la Chiesa Cattolica. Ma invece qua Pietro sta dicendo: se Pietro veramente, tra virgolette, è il primo Papa, è la pietra della Chiesa Cattolica, non capisco perché loro lo battezzano come lo ha detto Pietro. Pietro lo ha detto: battezzare nel nome di Gesù Cristo. E perché la Chiesa Cattolica battezza ancora nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Se Pietro sta dicendo, e secondo loro Pietro è stato il primo Papa della Chiesa Cattolica, c'è una contraddizione qua. Per quello dobbiamo studiare la Bibbia. La Bibbia dice che noi dobbiamo battezzare le persone nel nome che al di sopra di ogni nome, nel nome di Gesù Cristo. Per cosa? Per il perdono dei peccati. È così semplice, ok? Dopo, qual è l'altro versetto? 3:6. Giovanni? Atti 3:6. Sì, Pedro dice: non ho argento ni oro, però quello che ho ti do, e nel nome di Gesù Cristo. Ok, quella guarigione famosa, quando il paralitico giaceva alla porta del tempio chiedendo qualcuna moneta, e Petro si tocca la tasca e dice: argento non ne ho, neanche oro, ma di quello che ho ti do, alzati nel nome di Gesù Cristo. Viene utilizzato il nome di Gesù Cristo per fare cosa? Guarigione. Ok? Allora, se c'è qualcuna persona con una malattia e noi dobbiamo invocare o dobbiamo pregare per quella persona, che nome dobbiamo invocare? Il nome di Gesù. Ma perché la Chiesa Trinitaria battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e quando deve pregare per una guarigione, perché lo fa nel nome di Gesù? È una contraddizione. Sì? E continuiamo a leggere. A chi tocca? Atti 4:12. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Qua stiamo parlando ancora di... In nessun altro c'è salvezza, non c'è un altro nome sotto il cielo. L'unico nome che veramente ci dà la garanzia della salvezza è il nome di Gesù Cristo. Guarda che la Bibbia è molto molto chiara: nel nome di Gesù Cristo. Pietro utilizza il nome di Gesù per la guarigione, utilizza il nome di Gesù per il battesimo,
e utilizza il nome di Gesù qua nella sua predicazione dicendo che non c'è un altro nome sotto il cielo, ok, che possiamo veramente utilizzare per la salvezza, che l'unico nome è il nome di Gesù Cristo. Quando l'ennemico si rende conto perché la Chiesa cresceva tanto in quel tempo, perché le persone veramente erano colpite dalla parola di Dio, perché loro svolgevano un capolavoro così, loro iniziano a studiare un po' e viene il primo, una legge, un decreto negativo per la Chiesa. E vietano le persone di predicare nel nome di Gesù Cristo, perché l'ennemico si rende conto, si accorge che in quel nome c'è la guarigione, c'è il perdono dei peccati, c'è tutto. E per quello possiamo leggere, a chi tocca leggere dopo, in 4:17 Atti, cosa dice? Elisabetta, affinché questo non si divulghi maggiormente tra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. Ok, guarda che dobbiamo essere saggi, eh? Loro vengono vietati, sì, e la forza politica, la forza religiosa, anche la forza spirituale vieta la Chiesa, non di predicare, voi potete predicare, non fa niente, ma soltanto una cosa, non predicare più nel nome di Gesù. Se noi togliamo il nome di Gesù della nostra vita, la nostra vita resta vuota. Il Vangelo senza Gesù è un Vangelo orfano. È un Evangelo veramente che non ha un significato, è un Evangelo che non cambia a nessuno, è un Evangelo che non nutre a nessuno, e per quello loro ci sono accolti e loro vengono, la Chiesa viene vietata con questo decreto, con questo comandamento dicendo non predicate di più in quel nome. È per quello che in questo tempo si predicano tante cose, ma tolgono cosa? Il nome di Gesù. Predicano la prosperità, predicano la guarigione, predicano come vivere meglio, predicano tante cose, ma tolgono il nome di Gesù. Questo non è una novità, questo viene da tanto tempo. 4:18, ancora Atti, due versetti più avanti, cosa dici? E avendo richiamati, imposero loro di non parlare né insegnare il fatto nel nome di Gesù. Ok, qua è più specifico, dice non ammaestrare nel nome di Gesù Cristo. Atti 8:16 e dopo Atti 10:43. Cosa dice Atti 8:16 riguardo al battesimo? Non era infatti ancora deciso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Ok, la Chiesa di Samaria ancora, su quella Chiesa non è stata battezzata con lo Spirito Santo, soltanto è stata battezzata nel nome di Gesù. Se la Chiesa dall'inizio fu battezzata nel nome di Gesù, ma perché la Chiesa di questo tempo non è battezzata nel nome di Gesù? Ok? Noi dobbiamo sapere questo, non soltanto sapere, anche spiegare alle persone. Ok? Guarda che la Bibbia dice che quella Chiesa, i fratelli di quella Chiesa, sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. 10:43, Atti ancora. Ah no, abbiamo già letto quello? No. Cosa dice? A lui rendono testimonianza tutti i profeti, e chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome.
Come possiamo credere in Lui? Mediante il suo nome. Se noi non riusciamo a credere nel suo nome, non possiamo credere. Possiamo sapere come si chiama, ma un'altra informazione è conoscere la potenza del suo nome. E 19:5, ancora Atti, ci restano tre versetti così. 19:5, questo è un piccolo studio riguardo al nome di Gesù Cristo. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Ok. Dopo di essere predicato il Vangelo a quelle persone, udito questo, furono battezzati nel nome di Gesù. È chiaro o non è chiaro? Filippesi 2:10. E un altro Colossesi 3:17. Filippesi 2:10. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra. Dice così: affinché nel nome del Signore Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cielo, sì? Sulla terra e sotto la terra. E facciamo un piccolo parentesi qua, ok? Ci fermiamo un attimo. Chi abita in cielo in questo momento? Gli angeli. E vi posso fare una domanda? Ad esempio, il mio nonno, un esempio. Non lo ho conosciuto neanche. Il mio nonno era molto buono, sì? Faceva il bravo, aiutava tutti quanti. Dove possiamo ubicare il mio nonno in questo momento? Sottoterra. Dipende se si cattiva. Hai messo il mio nonno sottoterra. Ok, sicura? Dipende da chi. Dove lo possiamo ubicare in questo momento? Elisabetta, dove possiamo ubicare? Dove ubichi mio nonno? Parlo del mio nonno per no. Anche del mio, spero accanto a Dio. Cioè, lei dice accanto a Dio, va bene, perché quello è necessario saperlo. Okay? Paolo, dove? Secondo me dipende, cioè, perché se quella, nella Bibbia c'è scritto che se gli hanno già parlato della parola di Dio e loro hanno aperto le porte del suo cuore, vuol dire che ha sbagliato. Però invece se non ha conosciuto la parola di Dio ma si è comportato in un modo buono, è ancora, cioè, secondo me, può andare in cielo. Allora tutti stanno aspettando. Dobbiamo chiamare al nonno. Cosa dici? Ma cosa dice la Bibbia? Chi abita in questo momento in cielo? Dio. Giovanni 3:13 dice: nessuno è salito in cielo, colui che è disceso dal cielo. Quello vuol dire che l'unico che è salito in cielo è colui che è disceso dal cielo. Allora, cosa vuol dire? Il mio nonno in questo momento dorme. Perché? Perché la risurrezione ancora non è stata già fatta, è in attesa. La prima risurrezione è per risurrezione di salvezza. Dio, è per quello noi predichiamo il Vangelo, col proposito che le persone, sì, consegnino la loro vita al Signore e così sono pronti a essere parte della prima risurrezione. Ok? Questo non è l'argomento d'oggi, però è un piccolo parentesi. Ok? Allora, il mio nonno non è in cielo perché io credo a quello che dice la Bibbia, non credo a quello che dice il mio cuore. Ah, che bello, il mio nonno è in cielo in questo momento. Quello dice il mio cuore, ma la Bibbia non mi sta dicendo che il mio nonno è in cielo. La Bibbia dice che il mio nonno è in attesa. Si rialza
nella prima risurrezione è salvo, perché la prima risurrezione è per la salvezza, ma la seconda risurrezione è per la condannazione. Io mi auguro che il mio nonno si svegli nella prima risurrezione, ok? Ma chi abita in cielo? Gesù. Oh. Gli angeli, bravi. C'è una gerarchia. Si dice così? Ok, sì. Grazie. Angeli, arcangeli e serafini. Il livello più basso è angeli. Con più autorità, arcangeli. Più alti, serafini. Questo è il governo celeste. E dice la Bibbia che ogni ginocchio si piegherà nel nome di Gesù. Tutto il cielo è ginocchio davanti a quel nome che è al di sopra d'ogni nome. E per quello che la Bibbia non ci dà spazio per credere che Gesù ha un Padre superiore. Se fosse così, il suo Padre ha un'autorità superiore. E con quell'autorità superiore non si può umiliare, non si può inginocchiare davanti a suo figlio. È il figlio che si inginocchia davanti al Padre. È per quello che non esiste un altro superiore a Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Allora, quelli che sono lassù, la creazione celeste, nel nome di Gesù si piegano, si ginocchiano davanti a Gesù Cristo. Tutti. Chi abita qua sulla terra? Uomini, gli animali. Ogni essere vivo, animali, l'essere umano. In questo momento, purtroppo poche persone si ginocchiano davanti al Signore, ma arriverà un tempo in cui ogni ginocchio si piegherà. Io sono ateo, non fa niente, devi riconoscere che Gesù Cristo è Dio. No, io credo nell'evoluzione, non fa niente, ogni ginocchio si piegherà. E io sono molto religioso, io sono devoto della Madonna, no. Madonna no, nel nome di Gesù Cristo. E io sono devoto di Pietro, no, nel nome di Gesù Cristo. E io credo a Buddha, no, non è nel nome di Buddha, nel nome di Gesù Cristo. Tutti, politici, re, di tutti i tipi di persone, si piegheranno davanti al nome di Gesù Cristo. E chi abita sottoterra? Le verme, no? Chi abita sotto terra? I morti? No. I morti? Anche noi. Anche noi? Anche il nonno, ok. Anche il nonno abita sotto terra. Quello vuol dire, lassù in cielo tutti invocano e lodano il nome di Gesù, perché non c'è un altro nome superiore. Qua sulla terra arriverà un momento in cui tutta l'umanità renderà lode al nome di Gesù. E sottoterra i morti, con la risurrezione, le persone, quando noi parliamo di Hitler, cosa ci viene in mente? I campi di concentramento. O de moda, della mia terra, Pablo Escobar, che ci viene in mente? Eh? Una persona santa, vero? La prima cosa, o la prima persona che vedrà Hitler, sarà a Gesù. Coloro che abitano sotto la terra
dopo della resurrezione si devono rinnovare davanti all'Eterno. Tutta la creazione si inginocchierà davanti a Gesù Cristo. Quello dice la parola di Dio. È per quello che noi predichiamo a Gesù. È per quello che la Chiesa viene vietata dall'inizio di non invocare, non predicare più nel nome di Gesù. Perché quando si inizia a predicare nel nome di Gesù, quella persona paralitica si alza. Il peccatore si pente. Il lebroso è lavato, pulito. In nome di Gesù non possiamo nascondere questo nome. È per quello che a volte l'ennemico, anche la nostra umanità, ci dice: dai, non parlare più di quel nome. Parlare di politica, parlare di sport, parlare della vita, parlare dell'amicizia, parlare di tante cose, della puntata d'oggi, ma il nome di Dio nasconderò là. Quello dice la Bibbia, non predicare più nel nome di Gesù. E noi non possiamo dare ascolto a quella voce. E l'ultima cosa, Colossensi 3:17, e concludiamo con questo. Colossensi 3:17. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Qualunque cosa che fate deve essere fatta nel nome, qualunque, non dice alcune cose. Qualunque cosa che fate dovete farla nel nome di Gesù, compreso il pentimento nel nome di Gesù, il perdono dei peccati nel nome di Gesù, il battesimo nel nome di Gesù, la preghiera nel nome di Gesù, la risurrezione nel nome di Gesù, i miracoli nel nome di Gesù. Ogni cosa che noi facciamo la dobbiamo fare nel nome di Gesù Cristo. Signore, prendo questo lavoro, cosa ne pensi, Signore? Lo faccio nel tuo nome, cosa mi dici? Mettere il nome di Gesù davanti in ogni cosa. Quello dice la Bibbia, ma io non mi spiego ancora, non riesco a capire perché le persone fanno tanta fatica in comprendere che ogni cosa deve essere fatta nel nome di Gesù. Quando io mi battezzo, devo essere battezzato nel nome di Gesù Cristo. Quello non lo dice la nostra Chiesa, quello non lo dice il pastore, quello lo sta dicendo la parola di Dio. Ogni cosa che noi facciamo la dobbiamo fare nel nome di Gesù. Quello vuol dire che se io ho fatto una cosa e non è stato invocato il nome di Gesù, quella cosa non è valida, non è la giusta. È necessaria quella firma. Gesù Cristo. E quello rende valida ogni cosa. È per quello che non possiamo smettere di predicare nel nome di Gesù Cristo. E Dio ci ha detto dall'inizio: io vi ho chiamato voi. Voi siete la mia scelta, affinché voi conoscete il mio nome. Io vi invito non soltanto a sapere come si chiama Dio, io vi invito a conoscere il nome che è al di sopra di ogni nome. Che tristezza che un morto venga risorto e onore a Gesù in quel momento, quando non c'è, non è valido in quel momento. Noi dobbiamo onorare Dio in questo tempo. Questo è il nostro tempo. Questa è la nostra benedizione. Adesso possiamo invocare Dio. Adesso possiamo invocare Dio. Adesso possiamo onorare il Signore. Possiamo credere. E noi dobbiamo ancora credere al Signore. Io credo nel tuo nome, Signore Gesù. E Dio ci ha donato, ci ha regalato il nome che ha di sopra di ogni nome. È per quello che il nome di Gesù non può essere cancellato. È chiaro? C'è qualche dubbio?
Allora, quante cose che noi abbiamo fatto spiritualmente, è stato invocato il nome di Gesù su quelle cose. Se ancora io ho battezzato tante persone con la dottrina trinitaria e dopo loro, dopo di spiegare un po', loro si rendono conto che hanno fatto un bel percorso con la sua vita cristiana, che ha vissuto qualcuna esperienza personale con Dio, non possiamo dire di no. Ma quando loro capiscono il messaggio del nome di Gesù, loro riconoscono, dicono, mi manca qualcosa. C'è qualcuna cosa che non inquadra, che non ci sta. E ho battezzato tante persone nel nome di Gesù Cristo, perché ogni cosa deve essere fatta nel nome di Gesù. E basta. Mettiamoci in piedi, ringraziamo Dio di questo insegnamento. Qual è la nostra missione? Diffondere, spandere il nome di Gesù. Se noi siamo in cielo, a chi onoriamo? A Gesù. Adesso che abitiamo qua, a chi onoriamo? E se qualcun giorno abitiamo in compagnia del mio nonno, è così. La mia speranza è risuscitare e continuare a invocare il nome di Gesù Cristo. Perché il nome di Gesù è al di sopra di ogni nome. E noi evochiamo il nome di Gesù in questo momento. Facciamo una preghiera. Abbiamo una missione di predicare Gesù Cristo. È Lui che fa dei miracoli. È Lui che salva. La nostra preghiera, le nostre richieste. È Lui che ci ama. È Lui che ci abbraccia. È Lui che ci tiene. È Lui che ha il nostro canto. È Lui che ci parla, è Lui che è andato in croce morto per noi, è Lui che è risorto, è Lui che è qua in mezzo a noi e che ci dice, io ti amo, tu sei il mio popolo, tu devi conoscere di più il mio nome, voi dovete crescere nella mia conoscenza, nella mia parola. Signore Gesù, in questo momento, noi ti ringraziamo, tu sei meraviglioso. E abbiamo, Signore, abbiamo il tuo nome nel nostro cuore, Signore, e dobbiamo diffondere, Signore, questo nome in ogni angolo, Signore. Oh, Signore Gesù, grazie di questa parola, di questa rivelazione, Signore Gesù. Adesso noi sappiamo, conosciamo come ti chiami, Signore, e quando abbiamo bisogno di onorare Dio, invocheremo il tuo nome, Signore Gesù. Grazie, Gesù, perché noi siamo il popolo che conosce il tuo nome, nome che al di sopra di ogni nome, nome, Signore, che guarisce, nome, Signore Gesù, che ristora l'anima, vita, nome che è al di sopra di ogni cosa. Andiamo a Lui la gloria, andiamo a Lui la gloria, adoriamo il Signore e la sua santità, andiamo a Lui.